Festa imperterrita da mesi, tra l'altro, e l'unico acquisto che ho fatto oggi, perché il resto l'avevo portato da casa, è questo romanzo di Kim Willocks, che è un uomo che, come dire, cambia pantone quando viene quando è imbarazzato, ride, lui diventa color ciclamino, ci siamo chiesti il motivo di questo, però mi ha fatto una dedica splendida, non lo so veramente. Che non comprendiamo. Che non comprendiamo, però è meravigliosa, vabbè. Se qualcuno la comprende, magari qualche appassionato di... Qualche appassionato magari può capire, comunque devo dire che è una persona... C'è anche tra l'altro una... Vuoi spiegare te il... No, vabbè, il non spieghiamo il problema, però è veramente stato molto carino, okay. Delizioso. Per Sara, in italiano. Poi, io in realtà sono venuta qui per questo motivo, cioè per farmi autografare da Lansdale la versione originale di Bubba Otep, acquistata dall'America a costo di sacrifici innumerevoli. E guardiamo anche il thank you del... Guardiamo la... la persona di cui mi sono innamorata senza conoscerlo, il libraio che me l'ha mandato. Simpatico, che mi ha scritto thank you, enjoy, e questo è bastato alla certo. Poi vabbè, altre robe, a parte l'altro finestre c'è questo che è Gischler, che era oggi ospite anche lui con moltissimi molto... fans. Sì, non è stato in realtà molto cagato, però è un personaggio molto simpatico, devo dire. A parte il calzino bianco, devo dire che era... Poi manca avevano tutti un po' di calzino bianco, comunque ho notato che c'era il calzino bianco, era... manca l'appello, devo dire, qualcuno di cui non ricordo neanche il nome, che era uno scrittore svedese, anche lui ospite della rassegna, che secondo me non esisteva, in realtà era solo di facciata, perché era un figo pazzesco. Era un personaggio in mezzo a questi quattro avanzi di galera, c'era... Ma avanzi di galera letteralmente? Sì, letteralmente, Carlotto. Ecco, esatto, cioè letteralmente, esatto. Letteralmente avanzi di galera. E vabbè. Poi, dopo cos'altro c'è? Esatto, siamo andati in un negozio che vi consiglio caldamente, che si chiama il 23 a Padova, in cui voi lascerete tutti i vostri soldi, perché è un negozio di DVD che costano pochissimo, tra cui anche Coppanazzi, che non troverete da nessun'altra parte, tipo, per dire, questo si trova, l'ho visto in giro, però non a 6,99€. Ecco, è questo il fatto, no? Il punto, è questo il problema. È questo il problema, esatto. Poi ho preso Into the Wild, che non avevo il DVD, e che costava 5,99€. E poi l'edizione strafica di Via col Vento, 5 DVD, libro, cazzi e mazzi, 9,99€. Io mi chiedo come questo sia possibile, e odio la mia amica Susanna Padovana, perché lei ha tutto questo ben di Dio sempre, appunto, mano, eccetera. Ora però volevo, tornare sull'argomento principale della giornata. Ci hanno lasciato un volantino nel frattempo, bella così, mostriamolo anche. Ho fatto un colpo, perché ho sentito. Volevo tornare sull'argomento topico, ovvero noi qui oggi siamo venute al Sugar Pulp in realtà per chiedere una cosa al signor Joe Lansdale. Susanna, però raccontacela tu questa cosa, perché dammi che cosa, ma cosa, quale cosa? Dove, ecco, spiega un po'. Perché allora, per chi non lo sapesse, alla fine della seconda parte del drive-in noi lasciamo i nostri cari, i nostri eroi, cioè il protagonista con il suo amico di una vita intera, cioè di due libri sostanzialmente, che è Bob, nonché anche il fautore della carne di cervo essiccata. Sì, sono insomma riusciti ad arrivare alla fine di tutto questo casino grazie a Bob, cioè, esatto. È Bob che ha trainato tutto il discorso. All'inizio del terzo libro sparisce Bob. Ma sparisce nel senso che non viene nominato va da qualche parte, era lì bel bello all'interno di una montagna, esatto, di televisori alla fine del secondo, e nel terzo parte senza. Non c'è più la montagna di televisori e non c'è più Bob, esatto, e non c'è neanche una riga dove ci dicono che cosa sia successo di questo personaggio. Sì, quindi in realtà lo scopo del nostro viaggio, poi vi racconteremo come andrà a finire, è prendere il nostro caro zio Joe, che noi veneriamo, tra l'altro è una persona deliziosa e adoriamo, e chiedergli: ma Bob, che ne è successo? Cosa ne è stato? Ce lo scriviamo sulla maglietta. Che fine ha fatto che Bob? Fine ha fatto
fatto la fatidica domanda al giusto. Ovvero, che fine ha fatto Bob? Che fine ha fatto Bob? Gli abbiamo chiesto. Tra i Drevin 2 e 3 sparisce. E lui ha candidamente confessato di esserselo dimenticato. Con grande onestà, con grande diplomazia, ma ha anche aggiunto che nella seconda edizione americana si poteva trovare una nota in cui veniva indicata. Nella seconda edizione americana? Nella seconda edizione americana, sì, scusi. Cioè nell'edizione successiva, quando gli è stato fatto notare l'errore, si poteva trovare una nota in cui si dava spiegazione di questa omissione e si raccontava che fine aveva fatto Bob. Noi non possiamo vivere senza sapere che fine ha fatto Bob, e quindi facciamola vedere. Abbiamo l'edizione americana di Driving. Okay. Proprio malattia, pazzia, ce l'abbiamo, è qui. Abbiamo sfogliato, siamo arrivate insomma all'inizio del volume 3 del Driving, e di Bob non c'è traccia. Bob non è pervenuto. Bob non c'è, ci ha truffato. I casi sono due: o stasera a cena lo sbattiamo davanti alla verità, lo sbattiamo davanti alle sue bugie, e lui ci tirerà fuori Bob da una pagina che non abbiamo notato. L'ipotesi, no, la cosa che io ho suggerito a Susanna, perché lei è la fortunata proprietaria del Drive-In, è di farsi scrivere all'inizio del libro 3 del Drive-In: Bob is dead, punto, introduction, bla 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 bla, e avere così l'edizione più rara e più pregiata del Drive-In in circolazione, l'unica in cui Bob muore. Che ne ha fatto Bob? Vuoi dire qualcosa, Susanna? Susanna è triste, Susanna è molto provata, perché Joe le ha raccontato una bugia. Sono aumentata all'amarlo di più e sbattegli questo qua nel tavolo e dimmi, tirami fuori Bob, porca puttana. Non c'è, scrivi che fine ha fatto. Scrivi che fine, Misery non deve morire, abbiamo una donna in condizioni disperate, no, perché... è che mi sarebbe un po' improponibile di fare la stessa cosa di Misery non deve morire, perché mi dà l'idea di uno che non sarebbe facile legare a un letto. Esatto, comunque dà l'idea di un uomo abbastanza energico. Però, Gio. Però si può fare. No, ma secondo me devi metterlo davanti alla verità. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna ammettere di avere sbagliato. Di aver dubitato. Di aver accusato ingiustamente una persona di mentire. È ciò che è successo a me e Susanna questa sera con lui. Abbiamo passato l'intera serata, l'intera cena a spulciare per intero, incredule, il libro dell'edizione americana del Drive-In, non potendo veramente credere che il nostro idolo ci avesse raccontato una cazzata di questa portata. E in effetti abbiamo scoperto che, questo è il Drive-In di prima, abbiamo scoperto che Ben ormai è a pagina 240, quindi quando uno a Bob non ci pensava più, sì, ce lo siamo spulciato, si dice questo: bad things, bad tests, bad memories. Oh, and my buddy Bob died. Just up and died. No reason that we could see. Maybe some kind of disease. Maybe a flawed heart. I don't know. But one day he's fine, and the next day not so much. Okay. His body disappeared quickly. Rumor is someone or several someones ate it. I may have been one of those. Oddio, I may have been one of those. Era suo migliore amico. I don't know. Really, if I did such a thing, I'd block it out. I liked Bob. I mean, when he was alive. Ecco, questo è ciò che ho detto di Bob. Quindi ci sono ben 5 righe che raccontano della fine di Bob, e noi dobbiamo smentirci, non gli sbatteremo un libro in testa questa sera. E per fortuna l'abbiamo scoperto prima di andargli a sbattere il libro in testa. Prima di andare con fare accusatorio a dire: no, senti, ci hai mentito, dov'è Bob? Ragione, il conto del segno, molto vero. C'è una differenza qui che voglio sottolineare fra la narrativa europea e quella americana, che sta nel fatto che gli europei in genere si trovano un po' meno a disagio con i propri fallimenti rispetto agli americani, fallimenti politici e morali, soprattutto perché noi abbiamo una storia più lunga di fallimenti politici e morali rispetto a loro, e quindi in qualche maniera ci siamo adeguati maggiormente a questo concetto. E forse anche per l'immaginazione americana è più difficile spogliarsi dell'idea dell'eroe senza macchia, senza peccato. Noi europei non crediamo molto in quella figura d'eroe, e questo fatto, questa nostra così
questo nostro scetticismo nei confronti di quel modello si percepisce in maniera forte nella letteratura. Vedete che c'è un qualche punzecchiamento, siamo riusciti anche a tirarlo fuori. Non voglio spingerlo avanti perché non voglio trasformare il palco in un ring, come avevamo detto inizialmente. Ma vedete, stimo a dire una cosa, poi però siccome Ian è molto pacato, molto vorrei anche cercare di stimolare anche lui. Joe, I'm amazing, speak to you. He's trying to beat you up if you said something bad about him. Yeah, I'm for beating him. So, stavo chiedendo se per caso, quando si parlavano, l'ho minacciato di menarlo, si parlava male degli Stati Uniti un'altra volta. George has pointed out that there are many great characters in American fiction who are very dark, morally ambiguous, and even, frankly, evil characters in the work of James M. Cain and Hammett and Chandler and so forth, Jim Thompson. And you're over too, which is very true. No, Joe naturalmente voleva sottolineare la scarsa di equivoci, ci sono dei personaggi cupi, moralmente ambigui, anzi a volte perfidi proprio anche nella letteratura americana. Ci sono maestri come Chandler, Emmett, Jim Thompson, James Cain che lo testimoniano. But I would counter argue that those kind of characters and the reaction, the cultural reaction to those kind of characters in a sense makes my point, which is there's a kind of astonishment, a shock that a character, a hero, could be so, could not be heroic. Whereas I think in Europe, the European mind, in a sense, more or less takes it for granted that human beings are more than ambiguous and flawed. There's been so many enormous cataclysmic crimes committed here on this continent historically. War, fascism, destruction on a scale even given the Civil War, America hasn't known that there's a different just kind of pissed out perception of the human soul in the universe that takes more darkness for granted. Sì, volevo anche controbattere dicendo che in qualche modo tutto questo poi depone in favore della mia teoria, cioè che a un certo momento attraverso quelle figure che non sono certamente di eroi, ma personaggi comunque con dei difetti, personaggi cupi che ci sono nella letteratura americana, però in realtà la reazione che l'esistenza di questi personaggi per quanto sono nella letteratura ha nei confronti del lettore è una reazione di grande sorpresa, e questo ovviamente testimonia il fatto che ancora adesso l'americano, di fronte al fatto che possa esserci un personaggio anti-eroe comunque con caratteristiche non di perfezione, si trova ancora in difficoltà. Questo sempre per il fatto che storicamente in Europa ci sono stati eventi criminosi, cataclismatici, veramente sconvolgenti, che gli Stati Uniti per la brevità della loro storia non possono aver visto, a cui non possono aver assistito, mi riferisco a guerre, fascismi, distruzioni, guerre civili di portata pazzesca. Ci sto chiedendo se appunto da un'ottica della percezione nordica, quindi pollaiato là in alto, noi pensiamo sempre alla Scandinavia come una zona geografica quasi non toccata dal punto del mondo che ci riguarda, del continente, se però anche da una loro prospettiva l'idea appunto di una storia così sanguinaria dell'Europa in qualche maniera renda più normale l'accettazione di un lato oscuro dell'anima nella letteratura. Well, I actually think that Tim has a point. I think that there's a certain greenness and heaviness to the European soul. And one
One example of this is the Swedish writer Jens Lapidus, who wrote a book called Snabba Cash in Swedish. I don't know if it's Fast Cash or something like that in American, which was a very successful movie in Sweden. And it has this protagonist who is a drug dealer and on his way up in the Swedish society. So it's very ambiguous. And now they're going to do a remake in Hollywood with this movie. And they're going to change the protagonist altogether, taking away all the things about drugs, because they don't think that an American audience could identify with a flawed hero. So I think that points in Tim's direction. Sì, io devo dare ragione a Tim in qualche modo. Mi viene in mente soprattutto uno scrittore svedese, Ian Stoppers, che ha scritto un libro tempo fa di notevole successo, che è diventato anche un film di successo in Europa, e adesso prossimamente questo libro, il cui protagonista è uno spacciatore di alto rango, che però si sta scalando i livelli della società svedese, perché è una personalità molto ambigua, verrà fatto un remake a Hollywood di questo film, solo che la produzione americana cambierà totalmente le caratteristiche del personaggio, annullando praticamente tutti i lati più oscuri, tutti i difetti principali, perché secondo la produzione ovviamente il pubblico americano non è pronto ad accogliere un personaggio principale con quelle caratteristiche. I tuoi personaggi, Massimo, quelli sono finiti sullo schermo, invece... I think the environment has a lot to do with what you write. I think that where I come from, it's a lot of dark, trees and water and things like that. And I think that if you're inclined towards crime fiction or horror fiction, it's going to be even darker because the atmosphere around you kind of brings that out. Also, when you're in more rural areas, to me, it's more frightening than a city if you don't know your way around. In effetti, l'ambiente che è stato descritto molto, molto realisticamente, è un ambiente come quello dove abito io, cioè fatto di paludi, fiumi, boschi, molto cupo. E se uno di voi è un appassionato del genere noir, del genere horror, e vede un film del genere, l'ambiente si fa ancora più cupo di quello che è nella realtà. Credo che sia molto importante. Poi, d'altra parte, secondo me, almeno nella mia esperienza, gli ambienti rurali sono più spaventosi di quelli cittadini, soprattutto se non lo conosci, se non sai come muoverti. Però, visto che la domanda Victor l'ha saltata, invece ti voglio chiedere com'è, poi anche una curiosità proprio a livello anche geografico, culturale, com'è vivere in una zona dove comunque c'è una presenza europea forte tradizionalmente, perché la cultura francofona